veniamo un attimo alla super inchiesta di ieri, Siffredo. Qui stiamo parlando di cose serissime che riguarda la salute degli italiani e che addirittura potrebbe significare aver causato, non tenere conto di un piano, di un piano che doveva essere aggiornato sul rischio della pandemia, aver causato anche dolore, no? Pene, vittime. Raccontaci che è successo ieri. Purtroppo è questo, ma nulla, noi avevamo tutto parte da un'inchiesta che avevamo fatto l'anno scorso, proprio all'inizio della pandemia, dove avevamo scoperto che il piano pandemico, cioè il piano di contrasto contro le pandemie, era un piano datato del 2006. Nel 2003 l'OMS aveva detto chiaramente ai paesi in tutto il mondo: dovete prepararvi ad affrontare delle pandemie. Questo perché si veniva da esperienze passate che avevano messo in difficoltà l'economia dei paesi. Poi c'è stata l'aviaria nel 2009, c'è stata adesso la questa del Covid, e noi siamo rimasti sostanzialmente immobili a un piano che avevamo redatto nel 2006, e nessuno si è accorto che in questi 15 anni nessuno l'ha aggiornato. Doveva essere un piano scritto a livello nazionale, ma poi recepito da ogni regione, dove c'era un responsabile di ogni regione che avrebbe dovuto calcolare quante mascherine comprare e mettere da parte, quante sale di terapia intensiva sarebbero potute servire, come proteggere i medici, gli infermieri, le forze dell'ordine, gli anziani, le persone più fragili, fare scorte di vaccini. Ecco, tutto questo abbiamo visto che non è mai avvenuto, mai. Allora, le responsabilità di chi sono su questo sta indagando la procura di Bergamo, perché ovviamente è l'area che ha pagato certo di più duramente, molto molto di più di preparazione, no? E noi abbiamo trovato tutta questa serie di omissioni. È una waterloo dei sistemi di controllo sulla sanità, perché noi abbiamo impunemente e maldestramente mandato in Europa e nel mondo un piano pandemico, perché l'Europa dice, l'OMS impone di aggiornarlo, l'Europa dice me lo devi comunicare questo aggiornamento ogni 3 anni. Bene, non è stato mai fatto, non solo, è stato fatto un falso. Qualcuno ha messo una data di aggiornamento ad un piano che era un copia e incolla maldestro del 2006, tant'è vero che se uno va a vedere dentro quel piano che è stato mandato in Europa con date 2006, 2010, 2017, è sempre lo stesso. C'è scritto dentro, anche nei piani del 2017 mandati, bisogna fare le scorte entro il 2006. Cioè, questo è un errore di copia e incolla marchiano, maldestro, cioè, e nessuno si è accorto di questo. Questo è una cosa gravissima. La stessa regione Lombardia, che è quella che sta contando in proporzione più morti, e ci sono delle aree che addirittura in proporzione nel mondo contano più morti, aveva nel 2010, in occasione dello sviluppo della pandemia aviaria, che era più debole di questa ovviamente, aveva visto sto piano, aveva visto che era nel 2006 giunta Formigoni, e aveva già notato le criticità, e aveva visto che le prime vittime, quelle più che avrebbero più pagato duramente il conto, erano gli ospiti delle RSA, gli anziani. Ebbene, non ha fatto nulla per aggiornare quel piano, neppure l'ha comunicato a chi di dovere. Era stato istituito addirittura un centro, il CCM, che era un organo di controllo da parte del Ministero della Salute centrale, che avrebbe dovuto coordinare proprio questi centri regionali. A capo c'erano sempre i due ex direttori generali del Ministero della Salute, uno Ranieri Guerra, che è diventato addirittura numero due dell'OMS, e l'altro è Claudio Damasio, che è stato fino a pochi mesi fa alla guida del ministero. Entrambi non si sono mai preoccupati di aggiornarlo questo piano. Poi l'altro documento imbarazzante era il dossier dell'OMS, di cui è stato il centro centrale l'inchiesta di ieri sera, che viene una ricerca che viene fatta da studiosi indipendenti dell'OMS, firme prestigiose, dove si evidenzia proprio la gestione, in maniera critica la evidenziano, di come l'Italia ha risposto alla pandemia, e dentro c'era proprio il fatto che non aveva il piano aggiornato, che era quello del 2006. Allora, questo dossier, dalle testimonianze che abbiamo raccolte, poi bisognerà
che la magistratura indaghi su questo, e sappiamo che sta indagando su questo. Qualcuno all'OMS ha fatto pressioni perché venisse tolto, perché imbarazzava il numero 2 Ranieri Guerra e il governo italiano. Noi l'abbiamo avuto perché dopo quella puntata dove denunciammo che il piano era vecchio, Ranieri Guerra aveva detto che noi avevamo detto il falso, abbiamo fatto una falsa ricostruzione, una manina dall'OMS ci ha mandato questo dossier che testimoniava che avevamo ragione, quindi abbiamo cominciato a lavorare su questo. Strada facendo abbiamo trovato un altro documento riservato, che forse secondo me è quello più delicato e anche più inquietante nel scenario che ci aspetta in questo momento. I primi giorni di febbraio uno studioso, Stefano Merler, della fondazione prestigiosa Kessler, analizza le modalità di diffusione del contagio in Cina, sviluppa attraverso un modello matematico degli scenari. Il terzo scenario, quello peggiore, prima che scoppiasse, un mese prima che scoppiasse quasi il caso Codogno, quindi al buio diciamo, ipotizzava per il nostro paese dai 35.000 ai 70.000 morti. Ora, più che uno scenario, quella, vedendo i numeri oggi, sembra una triste profezia, perché sembra una cronaca di fatti avvenuti, certo, certamente. Esatto, perché noi siamo a 36.000 morti, quelli certo. ufficiali. Poi noi lunedì prossimo mostreremo altri documenti e altre vicende che provano che in realtà forse bisogna aggiungere almeno un terzo in più, perché abbiamo fatto un giro e un'analisi profonda sui dati. Ma questo ricercatore, che poi è un consulente del Comitato Tecnico Scientifico Francesco, che fa questo scenario, lo mette in mano all'Istituto Superiore di Sanità, che lo gira ai tecnici del Comitato Tecnico, impone e chiede di fare un'analisi velocemente, e siamo ancora ai primi di febbraio, e di fare entro 7 giorni un nuovo piano pandemico. Allora, i tecnici impiegheranno una settimana prima di riunirsi, poi un mese prima di fare un piano pandemico, perché quello si volevano basare su quello vecchio, ma hanno aperto, hanno visto che non valeva niente, l'hanno buttato in 5 minuti, e facendo, tarando il nuovo piano pandemico su questo scenario di Merler, e ne usciva fuori un piano pandemico che sostanzialmente non poteva essere applicato al nostro sistema sanitario. Si rendono conto di tutti i tagli che hanno fatto, di tutti gli sprechi che ci sono stati, di tutta la mala gestione che c'è stata in questi ultimi anni. Era un piano che ipotizzava un scenario 3 bis, addirittura peggiore di quello di Merkel, dove si diceva che entro un anno ci sarebbero stati 3 milioni di contagiati, 200.000 terapie intensive, con picchi di 42.000 terapie intensive contemporaneamente. Oggi noi ne abbiamo 6.000. Cioè. Mamma mia, Siffrido, noi dobbiamo... L'hanno declassato a scenario, non poteva essere dunque applicato come piano, e rimesso in un cassetto, nascosto. Complimenti a costoro, naturalmente, complimenti a Report, questi sono reali. Noi dobbiamo salutarci, i prossimi giorni, Siffrido, torneremo su questa vicenda e noi contiamo che qualcosa stavolta accada. Grazie a Siffrido Ranucci. Una riflessione sull'indipendenza dell'OMS questo. Certo, e come, ma ne vogliamo parlare ancora.